Benvenuti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Finalmente oggi iniziamo Death Stranding. E avevo detto, non so se porterò la serie, ma probabilmente sì, perché io gioco e nel mentre registro, perciò vi metto i momenti migliori, come ho fatto oggi. Infatti è il 7 novembre, sono le 15:48, io prima alle 14 ho iniziato, visto che sto facendo un sacco di compiti. Lo vedrete appunto, penso, stasera. Ragazzi, potete guardarlo anche da altri youtuber, non mi interessa, però magari da me, ragazzi, potreste trovare un gameplay un pochino più pulito, senza audio, quindi magari anche prendere delle clip per delle vostre meme, robe, non mi interessa, fate quello che volete. Comunque, vi lascio al video. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che diede origine al tempo e allo spazio. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Rain, heavy pulse, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned. To understand and know, play my tricks, fret your mind, risk your head on me, shut my eyes, I'm not here. Some mistake, don't be so serious, don't be so serious, don't be so serious, don't be so serious.
No! Oh, fantastico. Oh, cazzo.
se ne sono andate. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Hai un'allergia chirale. Quindi hai le Dooms, come me. Io ho il fattore estinzione, ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora. Che cosa ci fai qui? Cerco di non bagnarmi, come te. Sembra che abbia smesso. Io mi chiamo Fragile. Sì, ho sentito parlare di te. Davvero? Sam Porter Bridges. L'uomo delle consegne. Un criptobionte al giorno leva la pioggia di torno. Ti va di lavorare per me? Deve essere dura lavorare da solo. Sul serio? Credevo che la Fragile Express fosse piena di gente. Piena di traditori. Siamo rimasti in pochi ormai. In pochi a essere onesti. E per giunta... Ma anche di me è rimasto ben poco. Sono intrisa dal collo ai piedi. Non posso esserti d'aiuto. Io faccio consegne, nient'altro. Terminale centrale per le consegne. Corriere St. Porter Bridges. Il destinatario è in attesa della consegna. Stai andando in città? Fa attenzione. Quelle cose non scompaiono a lungo. La cronopioggia fa invecchiare ciò che tocca, ma non può spazzare via tutto quanto. Il passato non ti abbandonerà. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. Sul serio? Thank you.
carico. Perché ci hai messo così tanto? Le leggende non arrivano in ritardo. C'era una forte tempesta, ho perso la moto. Te la sei vista brutta, eh? Bene, il carico è in perfette condizioni. Beh, ci hai fatto aspettare. Ma tutto il resto sembra in condizioni perfette. Quindi, ottimo lavoro. Aspettiamo la prossima consegna. Speciale per Sam Porter Bridges, alta priorità. Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sei dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa, te lo spiego strada facendo. Andiamo. Vieni a dare un'occhiata. Già impacchettato per l'inceneritore. Da quanto tempo è che è morto? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. Non l'hanno messo in quarantena? Non era malato, si è suicidato. È fortuna che l'abbiamo trovato. L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Quella strada pullula di CA. Non puoi portarlo altrove. Magari potessi, però non c'è tempo. Allora perché non bruciarlo qui, questo poveraccio? E disperdere il chiralium così vicino alla città non si può fare. Sarebbe meglio che tentare quella strada. Senti, possiamo farcela. Ma ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Beh, è già nella prima fase della necrosi. Dai, o qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Sam. Solo Sam. E non scovole, CA. Io le sento. Per questo mi sono premonito. Un bridge baby, eh? E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Ogni volta mi fa sentire una merda. Già, perché ti colleghi con l'aldilà. Sconvolge anche me. Partiamo!
mondo era molto diverso quando ero bambino. L'America era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli pareva. Non avevamo bisogno di corrieri come te. Avevamo autostrade, aerei. Pensa, potevamo visitare altre nazioni. Sarebbe inconcepibile ora. Come puoi vedere, il Death Stranding ci ha incasinato per bene. E ha trascinato nella merda tutti quanti. E se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati insieme. È allora che la gente si è barricata nelle città. E i corrieri come te sono stati messi su un piedistallo. Porca puttana! L'arcobaleno! Tra quanto arriviamo all'inceneritore? Sta per trasformarsi. Merda. Non ci resta che tagliare per le CIA. Si è fermato. Quegli stronzi ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. Sam, vedi qualcosa? No, niente. Questo BB deve essere rotto, non funziona. Thank you.
dispiace. Il London Bridge crollerà, oh mia signora. Thank you.
senti? Sono papà. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Un'esplosione che per noi sarà l'ultima.